Ciao artisti e benvenuti sul Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. Eccoci arrivati al secondo appuntamento delle soluzioni di puzzle a tema artistico. Pare che la rubrica piaccia, stando ai commenti che ho ricevuto. Di conseguenza, penso proprio che continuerò. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. La volta scorsa abbiamo cominciato con l'urlo di Edvard Munch. Oggi cambiamo decisamente genere. Ecco qua. Questo è il quadrato nero su sfondo bianco di Kazimir Malevich, una delle più importanti opere, se non la più importante, del padre del suprematismo sovietico. L'ho scelto per la sua originalità e per il fatto che è composto da due soli colori, bianco e nero, quindi potrei impiegare meno tempo nella sua soluzione. Bene, non perdiamo altro tempo e si parte! Come la volta precedente, anche qui si comincia con i bordi. Attiviamo l'immagine PNG, nascondiamo le tessere che non ci servono e iniziamo ad assemblare tutte le altre. Essendo tutte bianche, non ho dei veri punti di riferimento, dovrò stare attento alle rintranze e alle sporgenze. Non appena noto una tessera particolare, vado subito a cercarne un'altra con la giusta rientranza o sporgenza. Perfetto, una volta completata la bordatura, dobbiamo avventurarci all'interno. Anche qui predomina il bianco, ma se notate bene, alcune di queste tessere hanno un'estremità nera. Ovviamente le dovremmo piazzare al centro. Anche qui si va un po' a casaccio, cerco di combinare i pezzi e risolvere sulla base di cosa riescono a captare i miei occhi. Bianco, mezzo nero, mezzo bianco, eccetera. La priorità adesso è completare la parte che collega il bordo al quadrato. Tutto questo per togliere di mezzo le tessere bianche e passare poi alle nere, che però non sono propriamente tutte nere, avete notato? Quelle strisce marroncine che percorrono quasi tutta la superficie del quadrato, ebbene, non fanno parte del quadro in sé. Si sono formate perché il dipinto è sempre stato trattato col massimo dell'incuria, visto che al regime stalinista il movimento suprematista non è mai piaciuto. Stupida politica che rovina tutto. Vabbè, pazienza, l'importante è che non sia stato distrutto del tutto. Oggi è ancora possibile ammirarlo alla Galleria Tretiakov di Mosca. Fine. Anche oggi vi lascio in descrizione il link del sito Jigsaw Explorer, che permette di realizzare puzzle online partendo da foto. Provatelo, è molto divertente comporre puzzle, per quelli che hanno pazienza, ovviamente. Nel frattempo, prendetevi qualche secondo di tempo per ammirare questo punto zero della pittura, alla faccia di Stalin e di tutti i dittatori. Ok artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere, e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione, condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti, e cliccate anche sull'end card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo, sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davide Giochi Channel. Arte a 360 gradi. Ciao!